Cari cittadini, io resto e continuo a rimanere sbalordito rispetto a ciò che accade in quest'aula. Un attimo soltanto, per favore silenzio in aula, grazie. E cerco di spiegarmi meglio, di spiegare almeno meglio ciò che penso. Intanto ringrazio ovviamente l'operato degli uffici, peraltro uffici abbastanza, come dire, rodati nel settore, perché come è stato detto precedentemente anche da altri colleghi consiglieri, i responsabili, soprattutto la responsabile dell'ufficio tributi del comune di Bagheria, è presente in quel settore da parecchio tempo. È innegabile che insieme agli altri dipendenti stia facendo un egregio lavoro. Mi piacerebbe anche capire se questo ufficio sia stato potenziato nelle unità di personale necessarie per l'espletamento dei lavori che voi avete come carico di lavoro, perché io passando da quelle stanze e per quelle stanze vedo che siete oberati di lavoro. E sicuramente se un'amministrazione vuole agevolare un ufficio, potenzia il personale di quell'ufficio, come ha fatto con altre direzioni. Ma mi pare che invece in quegli uffici il personale è sempre lo stesso, con tantissimi faldoni e quindi pratiche amministrative, e quindi gente lì che ha bisogno di vedere vasa la propria pratica, e nonostante tutto voi cercate di fare il vostro lavoro. Quindi per quanto riguarda il lavoro gestionale degli uffici e dei dipendenti, nulla da dire, ma questo i cittadini lo sanno. Il vero problema è sempre lì, è un problema politico, perché oggi tutto stiamo parlando tranne del problema politico, e il problema politico lo crea questa amministrazione, perché che Giovanna Zizzo applichi la normativa nazionale è cosa giusta. Ma chi ha quella normativa nazionale, a quei regolamenti adattati alla normativa nazionale, non gli si dia un'anima, ma soltanto dei numeri, soltanto l'applicazione di leggi, soltanto l'enumerazione di articoli, senza considerare le reali necessità delle famiglie bagheresi, questa è una responsabilità che sta in capo all'amministrazione. Perché vero è, per favore silenzio in aula, cari cittadini, che siamo un comune, per favore silenzio in aula, vero è che per favore silenzio in aula, grazie. Ma perché non applicate delle detrazioni per le famiglie meno abbienti, per i ceti popolari bisognosi, così come avete scritto a pagina 15 del vostro programma elettorale? Perché noi ai cittadini dobbiamo ritornare ciò che viene promesso. Nascondersi dietro il dissesto è facile, è semplice. Voi non potreste, potete realizzare e portare in aula un regolamento che abbia un'anima, che faccia probabilmente pagare di più a chi sta meglio e pagare di meno a chi sta peggio. E questo non lo viete il dissesto, perché potete aumentare ad alcuni e diminuire ad altri. È una scelta, voi le scelte non le volete fare, tranne le scelte di immagine, tranne le scelte di facciata. Ma sporcarvi le mani nella quotidianità, nell'agevolare soprattutto le famiglie che oggi sono in difficoltà, e sono quelle famiglie che hanno sì una casa, probabilmente ne hanno più di una, ma hanno perso il lavoro, hanno mutui sulle spalle, hanno affitti da pagare. Stiamo parlando di gente di 40-50 anni. Carpentieri nel settore dell'edilizia, fabbri nel settore delle piccole industrie.
Queste cose voi le avete scritte nel vostro programma elettorale, e quando avete presentato il programma elettorale ai cittadini bagheresi sapevate che già il comune era in dissesto. Anzi, qualcuno di voi invitava il commissario La Iacona a dichiarare il dissesto. Allora smettiamola con questa omertà di facciata. Non ci possiamo nascondere dietro il dissesto. Il dissesto. Se io avessi avuto la possibilità di partecipare alle sedute della commissione bilancio, e qui dissento completamente rispetto a quello che dice il presidente della commissione bilancio, il dottore Giammarresi, che lui decide sulla base dei numeri che ci sono in commissione. Quindi su 9 componenti, siccome 5 sono del Movimento 5 Stelle, è chiaro che decideranno tutte loro. E qua sbaglia, consigliere Giammarresi. Lei non ha il senso della democrazia. Qui ci siamo anche consiglieri comunali. Qui ci sono consiglieri comunali che rappresentano anche un piccolo gruppo, ma che hanno lo stesso diritto di partecipare alle sedute. E lo sa perché non partecipa alle sedute della Commissione Bilancio? Perché desidero che ci sia lo streaming, così come è premesso nel vostro programma elettorale. E lo streaming, come ha detto il consigliere Lo Galbo, lo possiamo realizzare in modo semplice. Il mercoledì pomeriggio ci vediamo in aula consiliare. Lo accendiamo noi il computer. Voi che siete i maghi del web, senza lettere e letterine dietro le quali vi nascondete, per dire che non è possibile realizzare lo streaming perché abbiamo una bassa e capacità di poterci collegare. Bugie. Facciamo vedere all'esterno, soprattutto in questa commissione bilancio, come si lavora, di cosa si discute in 2 sedute di commissioni consiliari che vengono aperte e chiuse da voi. I verbali, oltre a scriverli, rendiamoli visibili realmente. Un cittadino informato e un cittadino consapevole. Perché non lo vuole fare il mercoledì pomeriggio la commissione qui? Perché probabilmente me ne assumo la responsabilità, e non intendo, io già lo dico prima, il mio è un intervento che fa delle affermazioni, quindi non desidero risposte, non pongo domande, mi assumo la responsabilità. Se dico cose non vere, me ne assumo la responsabilità. Quindi, presidente Clemente, io non sto facendo domande. Infatti, non c'è bisogno del fatto personale. Questa è la vera verità. Qua si parla di numeri e di soldi. La commissione bilancio parla di numeri e di soldi, e più siamo trasparenti, più i cittadini sanno di ciò di cui stiamo discutendo. E ritornando al regolamento e alle aliquote, io questo regolamento e queste aliquote non le voto. Voi fate un copia e incolla, voi riportate in aula quello che avrebbero riportato le precedenti amministrazioni guidate da qualsiasi partito, anche da partiti che hanno governato. E allora, come ha detto bene la consigliera Clemente, voi siete uguali agli altri. Presidente, grazie. La consigliera Vella, mi scusi. Voi siete uguali agli altri. In questo modo, con queste aliquote, con questo regolamento, non tutelate le classi e le fasce svantaggiate, non tutelate il ceto economico che oggi vive in difficoltà. Voi gli dite: purtroppo c'è il dissesto e possiamo fare questo. No! La politica è anche l'arte di andare incontro alle esigenze della gente, rispettando la legge, ma facendo delle scelte. Scelte che voi non fate. Le fate soltanto per le cose che vi convengono a voi. Chiaro? Diciamo la verità ai cittadini. Con chiarezza. Se ci fosse lo streaming in commissione bilancio, queste cose i cittadini le potrebbero ascoltare ogni giorno. Io non partecipo da più di 2 mesi e continuerò a non partecipare. Desidero lo streaming. Desidero lo streaming. Fate le sedute di commissione la mattina, mettete lo streaming. Mettete lo streaming, non lo volete mettere. Create tutto nel buio. Ha 2 anni che aspetto il religioso silenzio insieme ai colleghi di opposizione, chiedendo lo streaming più volte. Adesso basta. Per favore. La misura è colma. E allora, per favore, cari cittadini, questa è la verità. Questo è un regolamento che è un copia e incolla rispetto alla normativa nazionale.
Questo è un regolamento che non ha alcuna anima, questo è un regolamento che non prevede alcuna detrazione, a scapito ovviamente di chi sta meglio, nei confronti di chi sta peggio. Silenzio. La solidarietà è questa, non a parole. La solidarietà è quella di fare scelte e far capire le scelte ai cittadini, di qualunque ceto sociale ed economico, cosa che voi non fate. Per cui il mio voto a queste aliquote è contrario, perché non c'è alcuna agevolazione. Dopodiché mi pare che io non ho attaccato, dal punto di vista personale, nessuno. Ho fatto delle affermazioni politiche, non ho offeso nessuno nella sua onorabilità, non ho detto parolacce come qualcuno fa molto spesso qua in Consiglio Comunale, quindi mi auguro che adesso lei non faccia intervenire qualcuno del fatto personale, ma sapendo che lei no, non è un fatto personale, stia tranquillo. Non la farà. Non ho posto alcuna domanda né a Giovanna Zizzo, né al sindaco, né all'assessore bilancio, anche perché l'assessore bilancio in aula non c'è. Mi auguro che non sia in aula, ma almeno sta rispondendo alle note del Ministero. Perché anche il fatto che noi ad oggi, a distanza di 2 anni, non abbiamo un bilancio, è anche causa del fatto che noi non possiamo bene adeguare le aliquote alla realtà bagherese. È la colpa di chi? È vostra. Eppure avevate studiato. Io mi ricordo in campagna elettorale mi confondevo. Faldoni, gigantografie. Anche io mi convincevo, questi sono dei geni. Eppure non è così, perché ognuno di noi ha i suoi lati positivi, i suoi lati negativi. Nessuno è scienziato, ma quel problema è che oltre che nessuno è scienziato, neanche si accettano i consigli. Ma dico io, portate in aula un regolamento con le aliquote, portate il regolamento, le aliquote, ma non è cosa buona e giusta condividere? Un po' come si dovrebbe fare con i bilanci partecipati, con le realtà economiche, con le realtà commerciali, con le realtà sociali. Anche le aliquote che voi imponete ai cittadini in modo unilaterale e capire come poter intervenire. Eppure all'inizio le facevate le assemblee pubbliche qua, all'inizio del vostro mandato, 2-3 assemblee le avete fatte, ma per le cose che contano no. Parlare con le associazioni di categorie e capire come poter agevolare le associazioni di categorie nel pagamento no. Viviamo solo di immagine, ma l'immagine un po' poi col tempo, come, è come la fotografia, si sbiadisce, perde la sua attualità. E voi siete un disco rotto che venite qui in aula e dite sempre il dissesto, le passate amministrazioni, avete distrutto una città, ma come si fa? Dobbiamo avere il tempo, è un alibi. Qui alcuni di voi hanno passato tutte le amministrazioni. Ma di che cosa stiamo parlando? E anche con ruoli importanti. E non faccio i nomi, perché sicuramente se dovessi fare i nomi subito il presidente Clemente utilizzerebbe questo alibi per dire fatto personale. Siccome ormai mi conosco bene, quando volete facciamo un'assemblea, ne parliamo e facciamo nomi e cognomi senza omertà. Ma chi prendete in giro? I cittadini di me, che io ho fatto politica in passato e la continuo a fare, lo sanno, e sulla base di questo mi giudicano. Ma qualcuno di voi che è dietro la politica ha avuto, a qualcuno potete dire che non è così, che voi siete il nuovo? Ma chi vi conosce, soprattutto alcuni di voi, sa con chi siete stati, in quali partiti, quali incarichi avete avuto, quali associazioni hanno lavorato, quali associazioni non hanno lavorato, quali progetti avete avuto? Ma di che parlate? Ma credete che può continuare? Ormai io credo che voi, col vostro modo di fare, avete colmato la pazienza dei cittadini. Motivo per cui io voterò contro a questo copia e incolla che avete portato in aula. E vi chiedo, proprio perché stiamo parlando comunque di un documento finanziario, che portiate al più presto il bilancio per avere un'idea chiara delle entrate e delle uscite e soprattutto capire anche come utilizzate le entrate.
se vengono utilizzati per i servizi indivisibili. Quali servizi indivisibili voi state portando avanti e secondo quale procedure? E secondo quale legge? E come appaltate anche quei servizi utilizzando i soldi dei cittadini, dei miei genitori, dei vostri genitori, del disoccupato, dell'operaio, dell'impiegato, dell'ingegnere? Questo dovete dire, non il passato lo sappiamo e lo sapete, il passato lo sapete e lo conoscete. Motivo per cui io credo di poter terminare, perché qualunque cosa possa dire è un ripetere già cose già dette. Dopodiché vi dico che è portato una delibera in ritardo, perché la delibera delle aliquote, così come prevede la normativa nazionale e del regolamento, deve andare di pari passo rispetto alla scadenza dei bilanci, che prima era gennaio del 2016, che poi è stato prorogato al 30 aprile del 2016. Già i cittadini le hanno pagate queste aliquote. Già i cittadini hanno pagato l'IMU e la TASI, le sapevano le aliquote, perché lo sanno che voi non avreste fatto niente. Non è che da domani in poi che il cittadino si adegua alle aliquote che avete fatto voi o che avete portato in aula. Già il cittadino lo sapeva, per cui dov'è questo cambio di passo? Non c'è. Io vi chiedo cortesemente di adeguarvi alle promesse politiche fatte in campagne elettorali e soprattutto rispettare il programma elettorale del Movimento 5 Stelle, dove in calce c'erano scritti candidata a sindaco Patrizio Cinque, assessore Maria Puleo, assessore Troiano e assessore Mastro Lembo. E termino il mio intervento recitando ciò che era scritto a pagina 15, in modo tale che i cittadini lo possano sapere, è facilmente scaricabile peraltro. Purtroppo tutto ciò ad oggi è rimasta lettera morta. Se avessimo avuto la possibilità, ma ovviamente il sindaco non lo fa perché probabilmente non si vuole confrontare con l'aula, se avessimo avuto la possibilità di poter discutere la relazione annuale, così come anche la regione gli ha chiesto cortesemente, potremmo dire chiaramente e far conoscere alle città ciò che accade. E ciò che non accade. A lotta all'evasione fiscale e riscossione dei tributi. Potenziamento dell'ufficio tributi al fine di attuare una vera lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Accelerare l'espletamento delle pratiche di sanatoria al fine di recuperare gli oneri concessori dovuti. Su questo stendo un velo pietoso, sulle sanatorie e sul settore dell'urbanistica, perché potrei offendere qualcuno. Revisione delle aliquote e dei regolamenti, per il pagamento dei servizi, in modo da consentire, con l'eventuale applicazione di nuove aliquote, un sistema di detrazioni che comporti una riduzione della pressione fiscale per i ceti popolari e le attività economiche e produttive. Questo avete scritto e questo dovete mantenere, se no già siete come tutti gli altri. Grazie. Sindaco, può intervenire. Articolo 41,4.